L'Istituto Omnicomprensivo Monteleone Pasquali è stato sempre considerato una delle migliori scuole della Piana per didattica, programmazione ed organizzazione. Ma è anche uno dei pochi istituti presi più volte di mira dai vandali. Sono due gli attentati più gravi della serie. Il primo nell'autunno scorso, dove vennero distrutti armadietti, strappati quaderni, libri e imbrattate le pareti delle aule. Il secondo, invece, di maggiore entità, è il 24 aprile, quando ignoti si sono introdotti all'interno della scuola, incendiando perfino un'aula. Il sindaco del paese aveva dichiarato che in tempi brevissimi avrebbe provveduto ad installare un circuito di videosorveglianza. Per il momento non c'è nulla di concreto, tranne il fatto che la Giunta Romeo abbia inserito nel bilancio di previsione di spesa la somma di 20.000 euro per l'impianto promesso. Nella stessa scuola era stato impiantato già nel 2000 un sistema d'allarme che, assieme a quelli installati presso gli altri plessi scolastici cittadini, costò all'amministrazione Biasi la somma complessiva di 50.000 euro circa. In verità quell'impianto non ha mai funzionato, o meglio, sembra sia stato volutamente disattivato perché, rispondendo ad ogni sollecitazione, disturbava il vicinato. Dunque, è stata spesa una miriade di soldi pubblici per mettere in sicurezza il plesso scolastico senza nessun risultato. Come uscire da questo vicolo cieco? Ripristinando il vecchio impianto con una spesa pari a 7.000 euro oppure sostituendo totalmente con la videosorveglianza proposta dal sindaco Romeo spendendone 20.000? Ma soprattutto, rifacendoci alle dichiarazioni della dirigente placanica che afferma di aspettare la cospicua cifra di 350.000 euro provenienti dal PON, ci chiediamo perché in questi tempi di magra per le casse comunali i suddetti lavori non vengano inseriti nel progetto di ristrutturazione generale della scuola. Non si può consentire a nessuno che l'istituto venga ancora una volta preso di mira, da balordi distruttori o da tentatori determinati che siano. La comunità degli studenti più giovani ha diritto di essere tutelata nella parte più importante della propria crescita, lo studio. Chi lo deve fare?